Ed eccoci qua, bentornati ragazzi, come sempre il vostro Pinata che vi dà il benvenuto. Questo è Europa Universalis 4, Art of War, campagna con Brandeburgo. Nell'ultimo episodio, in episodio precedente, è successo che la Polonia ci ha fatto uno scherzetto, rovinandoci un po' i piani futuri. Che cosa hanno fatto? Hanno attaccato l'ordine teutonico con un casus belli tipo Subjugation War, quindi probabilmente può succedere che adesso li annettano o magari li vassallizzino. Questa è una cosa che un po' ci rompe le uova nel panire perché per creare la Prussia ci serve effettivamente questa parte di costa. E la mia idea era proprio riuscire a vassallizzare l'ordine teutonico, poi far guerra alla Pomerania e farci restituire i loro core. E in passato non ho preso Danzica proprio perché questo, siccome è, vedete, un claim della Polonia, la Polonia gli serve per delle missioni sue interne, si sarebbe arrabbiata e avremmo sicuramente perso la Polonia come alleato. E mi volevo tenere quest'asse di tre alleati molto forti, Austria, Boemia e Polonia, per stare tranquillo mentre magari facevo guerra a questi statarelli qui intorno a Brandeburgo o sulla fascia costiera. Però, insomma, questo un po' ci deve far rivedere i nostri piani. Fortunatamente è successo che loro abbiano perso la Personal Union con la Lituania. Addirittura abbiamo più 200, cioè infatti è il migliore alleato che abbiamo al momento. Allora, io quello che farei adesso, guardando la lista di nazioni che ce l'hanno come rivale, quindi la Boemia, quindi vuol dire che in questo momento noi abbiamo, di fatto, siamo alleati con loro, quindi meno 25. Loro hanno la Boemia che li odia, la Pomerania, però la Pomerania la dobbiamo abbattere, l'Ungheria e la Danimarca. Noi però la Danimarca l'abbiamo presa come rivale, quindi vuol dire che la Boemia ce la teniamo, magari potremmo prendere l'Ungheria come alleato, però vedete l'Ungheria ha questo problema di doppia relazione contro l'Austria e addirittura anche la Boemia, quindi no, l'Ungheria la scartiamo, ci terremo sicuramente la Boemia e ho visto che quindi la Polonia, scusate, la Lituania ha con noi una relazione di tipo amichevole, quindi adesso comincio a lavorarmela così. Togliamo sicuramente il nostro amico qui in Polonia. Tolgo la pausa. E che cosa è successo qui? Brunswick e East Frisia e Colonia e Oldeburgo hanno tolto il passaggio. L'Inghilterra ci ha settati come rivale. Ok, perché no? Se gli piacciamo così tanto. Andiamo avanti. Quindi, appena potrò, offrirò loro una pace bianca. Ce ne vorrà di tempo. Ce l'ha proprio con noi l'Inghilterra. Il problema è che in questa guerra c'è anche l'Holstein contro di noi, se non erro. Questo pure è un altro problema, che poteva essere un'altra nazione a cui avrei potuto creare problemi in futuro, ma tant'è. Che succede qui? Moldavia e Polonia. Ah, vedete, hanno lasciato la capitale. Allora, vediamo se riusciamo a fare un colpo gobbo. Anche la Pomerania ha dichiarato guerra all'ordine teutonico e si è andata a sedere proprio sulla capitale loro. Ci ha battuti sul tempo, quindi a questo punto di qui non possiamo passare. Chiediamo loro il passaggio. Io devo vedere se riusciamo a prenderci una provincia, quale che sia a questo punto. Perché Austria contro Bavaria, Baden, Sassonia e Württemberg. Dovrebbe essere una guerra tranquilla, quindi l'accettiamo. Siamo qui e andiamo avanti. Il colpo gobbo di cui parlo, magari, è riuscire a rubare all'ordine teutonico una provincia, quale che sia. Sperare quindi che poi loro prendano il resto, queste due nazioni qui, Polonia e Pomerania, dopodiché rilasciarli come vassalli e fare comunque quel discorso che vi ho detto poc'anzi, cioè poi dichiarare guerra a questo punto a Polonia e Pomerania prima o poi e recuperare il tutto. Allora, vediamo un po', adesso sono, sì, sono fuori, quindi devo togliere, allora, di nuovo questo evento di perdere una Lauenburg ed aggiungerla a Brandeburgo, addirittura Lauenburg. No, Lüneburg, questa provincia, lo stesso evento, è già 2, quindi si abbasserebbe ancora di più, diventerebbe 1, autonomia 100% quasi, vabbè, non ce ne frega granché a sto punto. E l'ordine teutonico addirittura, ah no, perché è in guerra contro la Pomerania, benissimo. Quindi a questo punto potrei vedere, purtroppo la Pomerania che ha dichiarato questa guerra è stata proprio, perché volevo dire di vedere se potevamo vassallizzarlo, perché quando potete la capitale avete questa possibilità. Adesso la Polonia, anche, sta soffrendo questa cosa. Purtroppo per loro.
Dobbiamo vedere come va questa guerra. Vedete, la Polonia in questo momento ha preso le uniche due province che può prendere. Non può fare più di questo. A noi la Pomerania darebbe l'accesso militare? No, ma lo prenderebbe. Cosa strana. Quindi dobbiamo a questo punto togliere l'alleanza con loro. Lo facciamo durante una guerra. Questa cosa ha scatenato questo problema? Non lo so. Che si è successo? Questo mi suona tipo bug. Come se noi l'avessimo chiamato in qualche guerra e questa cosa. Veramente strana questo calo, come a dire che loro hanno. Quindi abbiamo un casus belli contro la Polonia di tipo. Non sono venuti in guerra con noi praticamente. Dishonored Call. Questo mi suona un po' di bug, sinceramente. Scusate, prendo un salvataggio, lo manderò alla Paradox, perché questo è un bug. Ok, e continuiamo. Non è un problema. Il problema è che abbiamo perso uno di stabilità, così a sbafo questa cosa. Diplomatic relation più uno, quindi adesso mettiamo a posto il problema. Mi sa che noi siamo anche sposati con loro. Infatti la Polonia rivorrebbe l'alleanza, ma se ne può andare. La offriamo alla Lituania, con cui adesso abbiamo praticamente delle relazioni perfette. Gli offriamo pure il passaggio. Vediamo un po' con quel Silesia. No. Dicevo, offriamo anche il passaggio loro, quindi miglioriamo sempre più. Lasciamo pianta stabile il nostro diplomatico lì. Dobbiamo vedere che cosa succede all'Ordine Teutonico. Ok, quindi siamo riusciti a prendere questa provincia. Non li possiamo vassalizzare perché purtroppo. Quindi in questo momento io tornerei a casa e vedrei. Allora, vediamo se l'Ordine Teutonico. Ah, hanno fatto pace. Che cosa ha fatto? Si è presa solo una provincia. Meglio così. Ok, adesso con l'Ordine Teutonico, fino a quando avremo una tregua? Dov'è che sta? 1486, quindi questa cosa ci ha rallentato di 7 anni, purtroppo. Vediamo adesso Pomerania che cosa fa l'Ordine Teutonico nel frattempo. Potremmo salire di un livello militare, ma ce lo teniamo. Abbiamo appena finito la guerra, non c'è fretta. Vediamo che missione è controllo papale, Silesia. Poi Silesia è praticamente una parte della Boemia, però la Boemia è alleata con Lituania, Brandeburgo, Mainz e Salisburgo, quindi in questo momento sarebbe proprio, visto che abbiamo ri appena rinunciato loro. Il problema è che abbiamo anche un matrimonio e ci farebbe perdere uno stabilità, dobbiamo aspettare che gli muoia a questo punto per poter continuare a far guerra loro, poter cominciare a far guerra loro, scusate. 52 anni, il nostro 64. Ahia. Quindi tra un po' perderemo un altro di stabilità, molto probabilmente. Ok. Vediamo un po' con l'arrest come stiamo messi. Abbiamo sempre l'arresto in queste due province. Quindi mandiamo l'esercito un po' per parte. Vediamo se questo lo azzera tranquillamente. Sì. Ok. Possiamo salire anche di potere amministrativo. Lo facciamo. Di tecnologia amministrativa, scusate. E ci manca l'ultima idea qui che aumenterà il limite cioè aumenterà il nostro force limit. Come contributo a parte i vassalli del 50%. Noi abbiamo vassalli, quindi. Ah no, abbiamo ancora loro in verità, Lüneburg, che a questo punto prima o poi devo annettere. Visto che non ci si può vendere territori, questo è un errore dovuto alla mia inesperienza con il Sacro Romano Impero, non l'avrei vassallizzata. Ok. Con Magdeburgo addirittura siamo in guerra, però noi potremmo fare pace separata solo con Bavaria e non penso che ci diano nazioni. In regalo, la Turingia è occupata da Brandeburgo. Ci avrà pensato il nostro vassallo. Però non possiamo far pace separata. Vediamo. Infatti. Abbiamo di 10% di Voskhor bisogno contro la Sassonia per poter fare alcune richieste. Però al 37% non ci arriveremo mai. Ok, infatti hanno fatto pace.
Si è presa solo le riparazioni di guerra e basta così. Allora, vediamo un po' perché non costruiamo navi e altro da un po', però siamo già al limite. Possiamo prendere un altro soldato, 11 e 6. A livello militare potremmo sbloccare il livello 7, ecco, quello non avevo notato. Quindi livello 7 abbiamo i cannoni. A questo punto quindi comincerei a creare cannoni. Vediamo un po' pro legitimacy, che significa avere legittimità 100. Che avendo un regnante 65enne, un altro 53enne, però lui ci può morire, ha uno strong claim, la cosa potrebbe farci avvicinare alla legittima, sì, a 100. Vediamo che succede. Possiamo anche aumentare le tasse, i nostri missionari saranno più forti, però questo aumenta pure il desiderio di riforma che si vede qui. Che è già al 60,6%, quindi tra un po' partirà la riforma, massimo una decina d'anni. Quindi 60,6 aumenta di 0,1, vabbè, 60,7. Quando questo arriva a 100 cominceranno a vedersi protestanti e così via in giro. Che è un'altra parte carina della nuova versione di gioco. Comunque dovremmo vedere la Pomerania con chi è alleata, con Oldeburgo, Saxony e Galre. Vediamo un po' loro che danni possiamo fare. A questo punto possiamo magari pensare di possiamo fare un claim su Ostprussen che ci serviva per quindi facciamo un claim sulle due province che ci serviranno per creare la Prussia. Non capisco come sia possibile possa fare un claim qui. Danzica, d'accordo, siamo confinante. Ostprussen ha il porto qui, ma io ho il porto qui, è un altro, però magari vale, non lo so, hanno cambiato qualcosa. Prestigio. Aumentiamo il prestigio. Quindi a questo punto magari potremmo far guerra proprio a loro. Vediamo un po' a livello di embargo. Ci mancherebbe quello della Danimarca, se non erro. Però non credo che possiamo. No, perché abbiamo ancora una tregua per altri 2 anni. Ok, con Lituania come siamo messi? 170. Se dichiarassimo oggi guerra a la Polonia, la Boemia verrebbe, l'Austria no, la Lituania no, perché gli servono i soldi, sostanzialmente. Hanno pure un matrimonio con la Polonia, quindi vabbè, la Lituania magari dobbiamo aspettare che recuperi i soldi e vedremo. Allora, fatto questo claim, ne metterò a fare un altro e a questo punto attaccheremo loro e loro non verrebbe nessuno. L'Austria non verrebbe a prescindere. Questi signori qua. Ok. Abbiamo questo claim. Vedete? Si sono annessi. Si sono annessi l'ordine teutonico. A questo punto sarebbe veramente il massimo attaccarli, prenderli, rilasciare l'ordine teutonico e poi integrarlo a lungo termine. Sì, cascherebbe tutto a fagiolo. Quindi loro quanti soldati hanno? 10, 5.000 di manpower. I loro alleati, vediamo un po', Oldenburgo, Saxe e Gelre. Oldenburgo 7, quindi 17 e 17 già sono troppi. Saxony 4, 21. Gelre 5, 26. Noi siamo 18. Al massimo 18. Vediamo se abbiamo degli aiutanti, ci possono far aumentare. Potremmo aumentare il morale, però non ce la facciamo coi soldi. Qui abbiamo la missione di aumentare la legittima, sì. Vabbè, vedremo. La Sassonia sta in altre guerre affaccendate, sì. Poi chi c'ha più loro? Oldeburgo non sta in altre guerre. Attenzione, ma loro sono in una coalizione contro di noi? No.
Guerre non sta in altre guerre, però Guerre mi sa che è lontanuccio. Vabbè, più che perdere una guerra, non può succedere, no? Quindi ci avviciniamo. Ah, la Lituania vuole un matrimonio, certo. Ok, facciamo guerra a loro. Verrebbe la Boemia in questo momento. Breaking truce, abbiamo una truce. Abbiamo una tregua. Fino al 1482. Mi tocca aspettare. Allora, a questo punto, visto che dobbiamo aspettare, metterei a fare altri claim. Anche se... No, vabbè, questi claim su questi due li faccio. Anche se poi se rilascio l'ordine teutonico non ha molto senso. Vabbè, ci penseremo. Se conviene tenerceli o rilasciare l'ordine teutonico. Almeno ci pigliamo il claim sui due che ci servono. Hanno una civil war a Napoli, fa piacere per loro. Casus Belli contro la Polonia ci sta per scadere. Qualcuno ci aiuterebbe ad ammazzarli? Abbiamo un matrimonio. Però alla fine in questo momento ci interessa? Assolutamente no, perché Danzica e Ostprussen ce l'ha la Pomerania. Al momento non ci interessa. Non ha proprio senso. Devo aumentare qui un po' le... allora, vediamo un po'. Spezziamo le navi. Le andiamo a fare metà di loro. Pirateria nel... Nessuno di loro è sotto la Danimarca. Allora, dov'è che loro hanno... A Lubecca stessa, no? Vediamo un po' se facciamo un po' di pirateria a Lubecca. Ma se questo ci aumenta... Sì, ci aumenta, bene. Quindi dobbiamo per forza di cosa aspettare che questa tregua finisca. 18 maggio 1882, sperando che nessuno ci tiri in qualche altra guerra. Ah, nel frattempo potremmo anche cominciare a fare claim su tutte queste belle province qua intorno che fanno parte della Germania sostanzialmente, che pure può essere l'altro, diciamo... obiettivo a lungo termine, formare la Germania. Anzi, una guerra contro questi, chi chiamerebbe? No, loro sono in coalizione contro di noi. Questa coalizione chi c'ha? East Frisia e Magdeburgo, semplicemente. Ok, chi ci avrebbero? Bremen e Munster. Loro hanno un bel po' di alleati, vedete, c'è Magdeburgo, Munster, Friesland e Utrecht. Sarebbe la stessa cosa attaccare qualsiasi dei due, però non farebbe parte della coalizione, quindi potrebbero essere, come dire, fatte pace separate. Anolt è tutta sola, quindi magari facciamo un bel claim pure su Anolt, appena possiamo, eh. Mi sa che la prossima è proprio Anolt. Ah, ci tiriamo dentro loro, me l'ho dimenticato proprio dei nostri vassalli, non abbiamo... Aspettiamo, aspettate un attimo. Si arrabbieranno tutti, tant'è. Ok, miglioriamo le relazioni con loro. Appena finisce gli do un bel regalo in moneta sonante. Trade efficiency o soldi? Diplomatic power per gli due punti. Qualcun altro è entrato in coalizione contro di noi. Mazza. Sono proprio tanti. Quando è che scade con loro la tregua? È già scaduta, quindi potremmo dichiarargli guerra. A questo punto conviene farlo. La Boemia viene comunque. Allora, aspettate un attimo, facciamo un regalino loro. Ok, 25. Richiamiamo a casa il diplomatico. Consolidiamo le nostre navi. E le porto a casa. Ok, speriamo che anche la Pomerania non entri in coalizione contro di noi. Potrebbe. Appena posso devo mettere ad annettere Lüneburgo qui, se no non lo farò mai. Allora, il 12 luglio.
Ecco, metto ad annettere e dichiariamo guerra alla Pomerania per prendere Danzica. La Boemia viene e lo facciamo però nel prossimo episodio.